Ciao a tutti e benvenuti, prepariamo insieme il sushi. Gli ingredienti che servono li trovate anche nell'info box e ve li elenco qua di seguito. Allora, 400 g di riso a chicco corto per sushi, 50 g di aceto di riso, 50 di sake, 20 di zucchero, 2 pizzichi di sale, 560 g di acqua, 2 pezzi di alga kombu opzionale, 4 foglie di alga nori a metà, 150 g di filetti di salmone fresco a listarelle, e 100 g di cetriolo con la buccia a listarelle di mezzo centimetro e 50 g di salsa di soia. Posizioniamo il cestello sopra il coperchio e pesiamo al suo interno il riso, quindi 400 g di riso. Andiamo a sciacquarlo per bene sotto l'acqua corrente fino a che non sarà limpida. Dopodiché andiamo a mettere nel boccale l'aceto di riso, 50 grammi, il sake 50 grammi, porta la ricetta ma io non l'ho usato, lo zucchero 20 grammi, e 2 pizzichi di sale. Mescoliamo adesso senza misurino per 1 minuto a 90 gradi e velocità 2. Quello che noi otteniamo lo andiamo a trasferire in una ciotola e lo riponiamo in frigorifero fino al momento dell'utilizzo. Adesso, senza sciacquare poi il boccale, possiamo comunque proseguire con la nostra ricetta. Aggiungiamo l'acqua, 560 g di acqua, se la utilizzate l'alga kombu, ma io non l'ho utilizzata, e dopodiché aggiungiamo il riso che abbiamo già ben sciacquato all'interno del boccale. Adesso al posto del misurino andiamo a posizionare il cestello e impostiamo la modalità cuoci riso, praticamente per circa la cottura praticamente del pacco che trovate nel riso. A fine cottura poi faremo riposare il riso nel boccale chiuso per almeno 10 minuti. Dopo averlo fatto riposare lo trasferiamo in una ciotola utilizzando un cucchiaio di legno. Mescoliamo il riso delicatamente aggiungendo la salsa preparata precedentemente. Io l'ho steso nel mio piano in marmo per farlo raffreddare più velocemente. Adesso andiamo a prendere la nostra soia in bambù che io ho acquistato su Amazon. Se vi è necessario, trovate il link nell'info box per poterla acquistare. Andiamo a disporre un foglio di alga nori tagliato a metà con il lato ruvido rivolto verso il basso. Andiamo praticamente ad adagiare il nostro riso bagnando le mani nella ciotola con acqua e aceto di riso. Il riso deve essere distribuito in modo omogeneo. Andiamo ad aggiungere il nostro salmone e il nostro cetriolo. Io praticamente una parte del riso l'ho colorata con lo zafferano per farla gialla e una parte rossa con concentrato di pomodoro per fare, diciamo, delle piccole porzioni colorate. Adesso vi faccio vedere come andare ad arrotolare delicatamente facendo una leggera pressione con le dita in modo da ottenere un rotolo uniforme.
Io ho dimenticato di mettere la pellicola fra il foglio di alganori e la stuoia. Mi raccomando, utilizzatela, altrimenti diciamo, dovete lavare poi la stuoia più volte perché rimarrà cattivo odore. Adesso utilizziamo un bel coltello a lama liscia lungo, ben bagnato, e tagliamo a metà il nostro rotolo. Successivamente la nostra metà la dividiamo in tre porzioni uguali. Sistemiamo poi i nostri rotolini in verticale su un piatto e intingiamo nella salsa di soia prima di gustarli. Puliamolo spesso il coltello tra un taglio e l'altro per fare in modo appunto che il riso non si attacchi al coltello e fare in modo che scivoli meglio. È possibile conservare in frigorifero il riso condito in una ciotola con chiusura ermetica per 2-3 giorni. Possiamo farcire il nostro sushi come meglio preferiamo, anche solo con verdure, con altri formaggi, altro tipo di pesce crudo, secondo il proprio gusto. Questo è il risultato finale. Se questo video ti è piaciuto, lascia un mi piace, iscriviti attivando la campanella se ancora non l'hai fatto per essere aggiornato sulle nuove ricette. Alla prossima!